Rapinatori bloccati dopo il colpo in banca. Al termine di un inseguimento in autostrada, la polizia ha arrestato tre uomini che avevano rapinato la filiale di Sant'Anna della Banca del Monte. Incendio alle baracche, fermato un uomo bloccato dalla polizia, un marocchino accusato di aver appiccato un incendio all'ex serra di Via delle Fontanelle a Torre del Lago. Nessun ferito, ma tanta paura. Turismo tra luci e ombre, diffusi i dati da gennaio a settembre, il settore tiene a Lucca ma va male in Versilia e Garfagnana. La storia dell'uomo che inventò la Vespa, applausi e consensi per lo spettacolo portato in scena a Castelnuovo da Renato Raimo per raccontare la vita dell'ingegner Corradino D'Ascanio. Lo sport, il calcio, Tarantino carica la Lucchese in vista delle partite contro Forcoli e Correggese. L'attaccante rossonero carica l'ambiente e mette in guardia dalle insidie. Obiettivo centrato per le mura Lucca che con la vittoria di domenica contro il Cuschieti si è guadagnata di diritto l'accesso alla Final Four di Coppa Italia. Bentrovati per questa nuova edizione del TG Now. In primo piano la cronaca con l'arresto di tre rapinatori da parte della polizia dopo un inseguimento in autostrada. Una brillante operazione. Vediamo. Armati di trincetto, in pochi secondi avevano portato via 16.000 euro, ma non avevano fatto i conti con i tempi di reazione della polizia. Tre uomini che nella prima mattinata avevano messo a segno una rapina ai danni della filiale di via Puccini della Banca del Monte di Lucca sono stati arrestati dalla polizia stradale sulla 12 all'altezza di Vezzano Ligure. I dettagli della brillante operazione, frutto del lavoro congiunto tra squadra mobile e stradale, sono stati presentati dal questore Claudio Cracovia, dal comandante della polizia stradale Calogero La Porta e dai vertici della questura. Erano da poco passate le 9.15 quando due uomini armati di trincetto hanno fatto irruzione, volto travisato da parrucca e passamontagna, all'interno della banca. Dopo aver minacciato i presenti, in quel momento c'erano 5 persone tra dipendenti e clienti, i due si sono fatti consegnare circa 16.000 euro. Nel salire sull'Audi A3, dove gli aspettava un complice, hanno perso parte del bottino, circa 6.000 euro, e in pochi secondi hanno imboccato la 12. Scattato l'allarme e diffuso il numero di targa dell'auto, l'attenzione si è concentrata sull'autostrada e così una pattuglia della sottosezione di Viareggio ha avvistato i banditi all'altezza dell'area di servizio Versilia. A quel punto, coadiuvati dai colleghi di Brugnato, gli agenti hanno messo in atto le procedure per bloccarli. Li hanno prima seguiti, questa dalla grande professionalità, non hanno provato nemmeno a fermarli, li hanno seguiti e quando è stato il momento che hanno avuto l'appoggio di tutte le altre pattuglie, quindi tutto il piano che era stato predisposto, hanno creato un imbuto in modo tale che la macchina appena ci è entrato dentro non hanno avuto possibilità, il rapinatore intento, hanno avuto possibilità di nessuna reazione, nemmeno di scappare, perché ormai erano praticamente braccati. In manette, con l'accusa di rapina pluriaggravata, sono finiti tre giovani residenti a Torino, tutti con precedenti del genere. Sull'auto sono stati trovati i soldi rubati e tutto il vestiario utilizzato per il colpo. Una ragazzina di 16 anni che era scomparsa da casa, da Udine, da 11 giorni è stata ritrovata dalla polizia Pietrasanta. La ragazza aveva raggiunto la Versilia con il treno e si era presentata a casa di un ragazzino, anch'egli sedicenne, che aveva conosciuto quest'estate. La famiglia l'aveva accolta ed ospitata senza sapere del suo allontanamento. E adesso andiamo a Torre del Lago, dove un uomo è stato fermato con l'accusa di aver appiccato il fuoco ad una ex serra trasformata in rifugio per la notte da alcuni stranieri. Un incendio di chiare origini dolose si è sviluppato in via della Fontanella a Torre del Lago nel primo pomeriggio di martedì. L'allarme l'ha dato una delle famiglie che risiede vicino ad un'ex serra adibita ad abitazioni trasformata da famiglie extracomunitarie. Una di queste quattro persone si trovano in Marocco, gli altri erano al lavoro. È stato dato l'allarme quando è stato visto anche un uomo che con un accendino appiccava il fuoco. Una volante del commissariato prontamente intervenuta sul posto ha intercettato l'uomo che è stato caricato in auto e trasportato al commissariato di Viareggio per gli accertamenti del caso. Sentiamo anche un testimone di quanto accaduto che ha destato preoccupazione in tutto il vicinato. Io sono passato, ho visto delle fiamme, c'era già la polizia
e poi ho sentito una botta forte, mi hanno spostato, mi hanno detto di andare via e poi dopo ho visto pompieri e venuti tutti per spegnere l'incendio. Sul posto, oltre la polizia, sono intervenute 3 squadre dei vigili del fuoco che a fatica hanno cercato di circoscrivere le fiamme in quanto c'era del materiale plastico, un fumo denso era visibile a diversi chilometri di distanza dal luogo dell'incendio. L'autore che ha dato fuoco alle fiamme era uscito da poco dall'ospedale per problemi mentali. Il provvidenziale intervento di una volante della sottosezione della Polizia Stradale di Viareggio ha permesso di salvare un uomo di circa 50 anni della zona che aveva deciso di gettarsi giù dal viadotto di Bozzano sull'autostrada Bretella-Lucca-Viareggio. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti sono riusciti con non poca fatica a convincerlo dal compiere l'insano gesto. E adesso parliamo dei dati sui flussi turistici che sono stati divulgati dalla provincia di Lucca, dati che si riferiscono al periodo che va da gennaio a settembre. Ci sono delle luci ma anche tante ombre. Vediamo il servizio di Luigi Casentini. Nei primi 9 mesi dell'anno il turismo tiene bene nel capoluogo lucchese, mentre si registra un netto calo delle presenze sia in Garfagnana che nelle località costiere, con l'unica eccezione di Pietrasanta, che registra una lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sono questi i dati riferiti dalla provincia di Lucca per quanto riguarda il settore turistico da gennaio a settembre. Nello specifico, come spiegato dall'assessore con delega al turismo Francesco Bambini, su tutto il territorio provinciale si registra un incremento di presenze nelle strutture extraalberghiere, come bed and breakfast e affittacamere, con però una flessione nella durata dei soggiorni. Nel capoluogo le presenze sono trascinate dagli eventi programmati, come Comics e Summer Festival, mentre per quanto riguarda la Garfagnana, il duro colpo al settore turistico è stato legato agli eventi sismici del giugno scorso. Per quanto concerne flussi turistici stranieri, la parte del leone la fanno ancora i tedeschi, anche se con una flessione del 7% rispetto allo scorso anno. In crescita invece le presenze di orientali, con un picco del 72% di turisti cinesi per la piana e la Mediavalle. In Versilia invece si registra un picco di arrivi dai paesi dell'est Europa, con Russia, Ungheria e Repubblica Ceca. Diciamo che da un punto di vista generale abbiamo un trend dove si registra un aumento delle presenze e degli arrivi degli stranieri, in pratica su tutto il territorio provinciale. Su Lucca tengono anche le presenze degli italiani, abbiamo invece un calo più consistente di arrivi e di presenze di italiani in Versilia e questo pensiamo che sia un dato da collegare molto alla situazione di crisi che sta attraversando il nostro paese. Ho visto scene che non sono da paese civile, siamo alla debacle del servizio pubblico, sono queste le parole utilizzate dal presidente della regione toscana Enrico Rossi dopo un viaggio inchiesta sulle linee ferroviarie. In particolare Rossi ha viaggiato sulla linea Lucca-Firenze toccando con mano disservizi e ritardi. Un tema all'ordine del giorno per tanti pendolari lucchesi come Andrea, un nostro telespettatore che ci ha inviato questa foto che mostra i ritardi accusati proprio nella mattinata sulla linea. Il regionale che da Firenze portava a Viareggio addirittura viaggiava con 95 minuti di ritardo. E adesso spazio alla satira e all'ultimo libro di Alessandro Sesti. C'erano davvero tutte le sue vittime più illustri, dall'ex sindaco di Lucca Mauro Favilla all'attuale primo cittadino Alessandro Tambellini, dal presidente della provincia Stefano Baccelli ai sindaci della Piana del Ghingaro e Marchetti. Si chiama Mamma Lucca, l'ultimo libro di Alessandro Sesti, il più noto e apprezzato vignettista satirico del capoluogo. Un viaggio nella storia di Lucca attraverso le vignette più belle degli ultimi 5 anni che hanno saputo raccontare i fatti e le vicende politiche della città murata. La presentazione si è svolta nelle sale dell'Arcivescovato alla presenza di Monsignor Italo Castellani e di Remo Santini, caposervizio della Nazione, il quotidiano con cui collabora attualmente. Nel suo discorso Alessandro Sesti ha sottolineato i pregi e i difetti di questa città che spesso si trova a dibattere sugli stessi temi, ora come 30 anni fa.
Gli stessi problemi che disegnavo 25 anni fa ci sono ancora oggi, basti vedere il traffico, ha detto Sesti. A Capannori la Fondazione Casa, in collaborazione con la Diocesi di Lucca e il Comune di Capannori, ha consegnato 6 alloggi ad altrettante famiglie che, pur non rientrando nelle graduatorie per l'edilizia popolare, non possono pagare affitti a prezzo di mercato. Andiamo a vedere. Nel panorama dell'edilizia popolare c'è una categoria di persone che rientrano in quella che viene definita zona grigia. Famiglie cioè che, pur non avendo le caratteristiche per rientrare nelle graduatorie degli alloggi popolari, non dispongono di redditi tali da poter pagare un affitto a prezzo di mercato. Per venire incontro a questa categoria di persone, la Fondazione Casa di Lucca ha messo a disposizione, in collaborazione con la Diocesi, circa 70 alloggi a canone sostenibile. 6 di queste unità abitative sono state consegnate ai rispettivi neoproprietari a Carraia, nel comune di Capannori. L'immobile di proprietà della Diocesi è stato messo a disposizione della Fondazione, che ha provveduto alla ristrutturazione. L'Ufficio delle Politiche Sociali del Comune ha poi selezionato le famiglie a cui sono stati assegnati gli alloggi ad un canone calmierato di circa 300 euro mensili. È la cosiddetta zona grigia di chi non ha diritto a una casa popolare ma non ha le risorse per avere una locazione secondo i prezzi di mercato. Sono 6 di ben 70 alloggi che già abbiamo assegnato nel corso di questi ultimi 2 anni, grazie al contributo di tutti gli enti locali che fanno parte della Fondazione Casa, la Fondazione Casa di Risparmio, in questo caso in particolare della diocesi e della parrocchia, che hanno messo a disposizione l'immobile che è stato ristrutturato dalla Fondazione Casa. Intanto le tariffe dei tributi provinciali non subiranno variazioni nel 2014, è quanto ha deciso la Giunta di Palazzo Ducale. Nel dettaglio quindi rimangono invariati i canoni della RC Auto, l'aliquota dovuta all'ente per le concessioni di acqua pubblica, e l'IPT, ossia l'imposta provinciale per la trascrizione dei veicoli al PRA. Come per il 2013, non aumenterà nemmeno l'addizionale provinciale sulla tassa dei rifiuti. A Castelnuovo è andato in scena lo spettacolo teatrale dedicato alla vita dell'ingegner Corradino D'Ascagno, il padre della Vespa. Si chiama Controvento, storia a passo variabile dell'uomo che creò la Vespa. Lo spettacolo portato in scena al Teatro Alfieri di Castelnuovo da Renato Raimo, dedicato alla storia di Corradino D'Ascagno. Un nome meno noto di quanto dovuto, ma in verità considerato uno dei più grandi inventori italiani del Novecento, ideatore del primo prototipo di elicottero moderno. Sul testo scritto da Mario Cristiani, Raimo porta in scena la vita di un sognatore che ha lottato contro mille difficoltà pur di realizzare i suoi sogni. Un genio passato alla storia per aver progettato un simbolo dell'Italia del dopoguerra rimasto intatto fino ai giorni nostri, cioè la Vespa. In fondo un po' tutti nella vita abbiamo dei momenti in cui ci vediamo bloccati, rallentati da forze contrarie. Corradino D'Ascagno di forze contrarie ne ha avute tante nella sua vita, ma la forza di Corradino è stata quella di saper sognare, di saper concretizzare il voler raggiungere l'obiettivo a qualunque costo. E io vi racconto i segreti, il percorso, la casualità, ma la genialità che Corradino D'Ascagno ha concretizzato in quel mito che noi sappiamo essere la Vespa. Lo spettacolo è andato in scena di fronte ai ragazzi delle scuole nell'ambito delle iniziative per la festa della Toscana, perché Corradino D'Ascagno, nato a Popoli in Abruzzo ma trapiantato a Pisa, è ormai considerato un grande toscano. Chiudiamo con una triste notizia che arriva dalla Versilia. Se n'è andato a 75 anni Emilio Marsili, ex dipendente del comune di Camaiore. Marsili per anni era stato responsabile dell'ufficio economato del comune. È tutto per la prima parte del TG Noi, una breve pausa pubblicitaria e poi la pagina sportiva.